Ben ritornati con i nostri consueti approfondimenti qui alla Medicina Regione Lazio nello studio di Live Social, dove puntualmente incontriamo figure dal profilo medico professionale, medico scientifico, insieme alle quali approfondiamo alcuni temi riguardanti la loro sfera professionale. Oggi difatti con una psicologa, psicoterapeuta parleremo un pochettino di tutto quello che la situazione pandemica e quindi di Covid ha portato in ognuno di noi in un qual modo, approfondendo anche quello che è il contesto familiare ai tempi del Covid e le varie problematiche che ne sono conseguite. Tutto raccontato ai nostri microfoni qui alla Medicina Regione Lazio attraverso le conoscenze della nostra ospite. Do il benvenuto alla dottoressa Anna Antonetti. Salve dottoressa. Salve. Bentrovata, grazie per aver accettato il nostro invito e averci quindi raggiunto qui in studio. Partiamo subito, ecco, delineando un attimino un po' come un biglietto da visita la sua figura, no? Sì. Lei psicologa prima, psicoterapeuta poi. Sì. Spieghiamo un attimino velocemente le due sfaccettature, io, no? Sì, sono prima psicologa in quanto laureata in psicologia e consulente, quindi, e dopodiché ho seguito un corso di specializzazione in psicoterapia gestalt analitica e sono diventata psicoterapeuta. E questo è l'approccio in psicoterapia. Esatto, sì, l'approccio. Senti, dire, con che approccio gestalt psicoanalitico? Sì, gestalt analitica proprio, basata appunto su una tecnica del qui ed ora. Noi indaghiamo il come e il quando, e dare importanza al come rispetto al perché permette di avvicinarsi alle emozioni e di allontanarsi da tutto ciò che è interpretativo e quindi dal giudizio. Diciamo che le chiedo anche, dottoressa Antonetti, così no, pur parere, ma sì, l'essere umano è un pochettino tarato in questo, restiamo sempre fermi un pochettino a rimuginare soprattutto nel trauma del passato, dimenticandoci ovviamente dell'oggi, del presente, oppure viviamo in ansia per quello che sarà il domani, dimenticandoci sempre del presente. Esatto. Ma che problema, cioè, una difficoltà temporale, quella dell'essere umano di stare incentrato nel qui ed ora. Nel qui ed ora, cioè, esatto, è perché vero. Siamo fatti così, cioè, che poi alla base, se ci pensi, se ci pensiamo, appunto siamo per forza costantemente nel qui e ora. Esatto. In ogni momento in cui si parla è sempre il qui e ora, ovviamente. Tuttavia, l'essere umano tende ad andare o troppo avanti o a restare sempre troppo indietro. Sì. Cioè, è paradossale come, no? Sì, è legato proprio alla modalità proprio di funzionamento della mente umana, che è difficile rimanere nel qui ed ora, perché crea un contatto con se stessi più grande, no? Cioè, stare nel qui ed ora vuol dire essere proprio presenti a se stessi e a volte, insomma, mette un po' diciamo di ansia. Diciamo siamo anche bravi a non accettarci, questo quello. Infatti, a tal proposito, ecco, abbiamo visto come la pandemia è stata un forte faro acceso su quello che è la figura dello psicologo e psicoterapeuta, illuminando l'importanza, rivalutando proprio certo, le figure e appunto illuminando l'importanza di avere un confronto, un consulto, avviare una terapia con le suddette figure da parte di ognuno di noi, anche perché ognuno di noi, chi più chi meno, lockdown prima e pandemia poi, che sta continuando ad andare avanti, ci ha portato a conoscere quella parte di noi che può essere definita paura, ansia, smarrimento. Sì. Tutto questo ci ha fatto comprendere l'importanza di recarsi in uno studio e affrontare vari temi, sì. Ma a tal proposito, da chi sta dall'altra parte, quindi da parte di uno psicologo, psicoterapeuta, sì, cosa si è evinto? Si Questa è situazione evinto, ha portato a cosa? Diciamo una maggior richiesta di aiuto e quindi l'aumento appunto della richiesta e dell'intervento, ma anche nei pazienti che già erano in terapia c'è stato un aumento di ansia, temi legati appunto alla sopravvivenza, al come siamo in questo proprio preciso periodo, e quindi insomma sono stati affrontati anche attacchi di panico, cioè comunque si è... Che poi tanti neanche sapevano, tuttavia immagino, dare un nome all'attacco di panico. No, esatto. Oddio, infatti, cosa mi sta succedendo? E poi spesso si passa sempre per, non si sa perché, per situazioni
cardiocircolatoria. Sì, esatto. Problema cardiaco. I pazienti lamentano sintomi fisici, cioè ho un mal di stomaco frequentemente, hanno difficoltà a sentire il cuore che batte. Questo è il tema principale per chi soffre di attacchi di panico e legati appunto a un eccesso di ansia. E non riuscire a gestire l'ansia, quindi il cuore che batte ci ricorda che siamo vivi e questo per loro è un tema paradossalmente ansiogeno. E pensa tu, ovviamente, ma possiamo dirlo, dottoressa, a questi microfoni, un po' tutti siamo così, cioè la parte ansiogena, la parte un po' più o meno emotiva, la parte un po' più, come dire, critica di noi con noi stessi, ce l'abbiamo tutti, sì, no? Poi sì, sì. Sono solo delle, come dire, dei tasti da attivare, esatto, diciamo così, ecco. A tal proposito anche, le chiedo, con tutta questa situazione, sempre stando nel tema pandemico, no? Mm-hmm. Situazione della sfera familiare. Mm. Anch'essa, ahimè, ha visto un forte test in quello che è stato il lockdown. Beh, prima sì, la pandemia, le famiglie poi sono state messe a dura prova con questo, con questa situazione del Covid, perché comunque sono state costrette a condividere spazi a volte molto piccoli e a condividere la presenza costante, soprattutto per le coppie, dei rispettivi partner. E questo in situazioni magari in cui c'erano già episodi di violenza e di aggressività, questo ha accentuato, insomma. È stato molto grave, perché poi sì, ovviamente, ok, lockdown, fatto bene, fatto male, siamo dovuti restare a casa. Certo, ma anche senza violenza, anche nelle situazioni in cui sì, sì, in cui era succube comunque una delle due parti dell'altra. Esatto, cioè sì, conflitto coniugale, in qualsiasi difficoltà in qualsiasi difficoltà nel vivere una relazione, sì, tutto ha accentuato la convivenza stretta, è stata ha accentuato questi problemi, queste dinamiche, sì. Beh, ovviamente, però ecco, a tal proposito le chiedo, da un feedback da chi è esperto nel settore, sì, ad oggi siamo più consapevoli sicuramente dell'importanza, certo, del tema, ma siamo avanti o indietro rispetto a prima della pandemia? Ma io in una sorta di strada verso il miglioramento emotivo, diciamo così, no? Io direi che siamo in una dimensione più profonda, cioè iniziamo a chiederci, mentre prima c'era un andare senza capire più di tanto, no? Dove si andava, adesso ci sono più domande, le persone si fanno più domande, ci si chiede di più. E è un bene, quindi? Penso di sì. Sì, credo sia un bene. Dottoressa, sa che adesso tutte le domande che hanno i nostri amici in ascolto, se mi dà l'ok, gliele faccio venire a porre a lei. Certamente. A studio. Ricordiamo solamente però com'è l'iter, la si contatta, tra poco darò la referenza, sì, e poi si prende appuntamento per sì, raggiungerla in studio. Esatto. E allora ragazzi, con noi la dottoressa Anna Antonetti, ai nostri microfoni, psicologa e psicoterapeuta. Vi lasciamo il 348-9211-506, contattabile per presa appuntamento, quindi poi raggiungetela a studio ed è lì iniziate magari a spiegare quello che è il tema all'inizio per intraprendere una terapia laddove serva, in continuativa. Anna N. Tonetti, così mi suggeriva di pronunciarla, in effetti è il modo più efficace. Anna N. Tonetti, @gmail.com, la mail di contatto della nostra dottoressa, la quale ringrazio tanto per l'intervento, per essere stata con noi. Grazie a te. Torniamo subito ragazzi, salutiamo la dottoressa e anche a voi oggi per questo appuntamento qui alla Medicina Regione Lazio. Per oggi è tutto, ripeto, grazie per essere stati con noi, al prossimo appuntamento.